Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione. Allora, voglio dirvi già una cosa, scusatemi se ultimamente state vedendo, diciamo, molti video recensioni, ma in questo periodo molto importante, molto un po' confusionario della mia vita, veramente sono molto impegnata negli ultimi giorni e infatti avete visto anche le storie di Instagram, spesso mi sono scusata con voi, quindi diciamo che al momento registrare questi video, a parte perché mi piace, ma è la cosa più semplice, più veloce, diciamo, da registrare in questo ultimo periodo. Ma non vi preoccupate perché vi sto programmando un po' di video, sto cercando di incastrare al meglio tutti i miei impegni, quindi scusatemi, però comunque ho acquistato i prodotti e mi state chiedendo le recensioni, quindi suppongo che anche a voi piacciono questi video. Allora, oggi siamo qui per provare le tre creme proteiche di Foodspring. Ovviamente sto portando le recensioni di questo marchio, ma comunque ce ne saranno altre, anche di altri marchi, eccetera, eccetera. Comunque, oggi andiamo a provare la Protein Cream Cocco, poi nocciola, ovviamente dopo le faccio vedere nel dettaglio, e Protein Cream Duo. Quindi, io direi di iniziare subito da cocco. Mi avete detto, Giulia, secondo me cocco l'amerai, la devi provare, quindi voglio iniziare proprio da questa qui, oh. Crema spalmabile al siero di latte dolce con proteine del siero di latte e scaglie di cocco. Ve la faccio vedere nel dettaglio. Consistenza diciamo cremosa. Allora, per 100 grammi il barattolo è da 200 grammi, quindi per 100 grammi ha 548 calorie, 42 grammi di grassi, carboidrati 32 grammi, zuccheri 6,8, polioli 2,5 e proteine 21 grammi. Quindi andiamo ad assaggiare cocco. Molto densa anche perché all'interno ci sono le whey, quindi le proteine. C'è proprio il cocco tipo, come si chiama quella scaglie, un rapé. Io mi confondo sempre, comunque ci sono i pezzettini di cocco. Sembra di mangiare un Raffaello, veramente pazzesco. Sto in paradiso, veramente, veramente buona. Adoro. Adoro, buonissima. Vedete, mi conoscete bene perché mi avete detto appena proverai cocco, te ne innamorerai. Mi piace perché adesso vi posso fare anche la classifica. Se vi siete persi il video, recensione di quella al pistacchio, di quella caramello salato e burro d'arachidi, vi lascio il video giù perché è uscito prima di questa qua, quindi non potete perdervelo perché pistacchio è una novità, è un'edizione limitata, invece mi avete detto che caramello salato no, quindi però andate a vedere la recensione. Wow, non mi voglio soffermare, voglio bere e andiamo avanti, però a fine video vi posso fare la classifica di tutte le creme. Spalmabile di siero di latte dolce e nocciole con proteine del siero del latte. Allora, per 100 grammi, barattolino sempre da 200 grammi, 529 calorie, grassi 39, carboidrati 33, zuccheri 7,1, polioli 25 grammi e proteine 21 grammi. Ma forse non abbia sbagliato a dire i polioli di quella a cocco? Fatemi vedere. Sì, infatti come primo sbagliato a dirvi i polioli 25, non so se mi sono sbagliata, però mi è sorto questo dubbio. Io suppongo che la tua si mangi così, vediamo. Ah, un'altra cosa, questo set io l'ho preso in super offerta, non ricordo se tre creme 12 euro, quasi 13 euro o quasi 15 euro, ma comunque il prezzo è buono, vi conviene sempre secondo me prendere alla fine il set, però vediamo un attimo, zia Giulia, sorella Giulia, cosa dice, vediamo. Pare che sono una sua quando dico sorella. Vabbè. Assaggiamo.
La consistenza mi piace molto, è proprio cremosa, vellutata, si scioglie completamente in bocca. Il mio cervello dice: Giulia, non puoi paragonarla a quella al cocco, perché cocco è stratosferica. Devo dire la verità, il mio nocciolo è molto buono, però io assaggio un attimo questa al latte, che vedete ce n'è molto di più. È buona, la nocciola si sente. Forse devo dire la verità, prevale molto di più la nocciola, forse perché comunque è un sapore più forte rispetto a crema al latte. Però devo dire che non è un duo che mi fa impazzire, ecco. Però posso dire che per essere una crema proteica è molto buona. Però sinceramente, tipo, tra cocco e questa, cioè non ci sono proprio paragoni, come quella a caramello salato, non ci sono proprio paragoni con questa. Questo comunque è un gusto un pochino più classico, semplice, nulla di eclatante, ecco. Però è molto buona pure la consistenza, mi piace. Penso che alla fine, secondo me, la nocciola è un po' simile a questa come gusto. Che dire, buona, però ovviamente nulla di wow rispetto a tutte le altre che ho provato, eh. Però comunque, se siete un amante dei sapori semplici, sapori delicati, vi piace la nocciola, secondo me questo duo fa il caso vostro. Allora, crema spalmabile alla nocciola e al cacao con proteine del siero del latte. Per quanto riguarda i valori, ragazzi, siamo lì, quindi... Ecco, vedete, forse tra nocciola, quindi assoluta, e il duo, io preferisco molto di più il duo che solo nocciola. No, la nocciola non mi fa impazzire. Vabbè, poi... Però mi piace questa consistenza che si scioglie letteralmente in bocca. Non sono pastose. Veramente buona, buona, buona. Allora, forse per il mio gusto personale io preferisco il duo. A nocciola preferisco il duo. Perché mi conosce da anni, sa che... Nocciola è sempre un gusto, cioè diciamo che è un gusto classico. Io per le creme proteiche preferisco pistacchio, preferisco limone, preferisco caramello salato, preferisco cocco, preferisco, ecco, diciamo più quei sapori particolari che i sapori comunque classici. Preferisco quelle dal cioccolato bianco, con i pezzi, crunchy, ma diciamo nocciola è sempre un gusto che alla fine... Niente di che, però comunque ci sono persone che sono completamente l'opposto di me e preferiscono i sapori, diciamo, più neutri, classici, quindi nulla di così elaborato, ecco. Però vi posso dire che a mio avviso, secondo me, tra tutte e due, se state cercando una crema proteica, comunque la nocciola, ma non volete spendere tanto tanto tanto, allora ci sta. Però sinceramente, se volete spendere qualcosina in più, io vi consiglio di prendere il Tris. Questa cosa, secondo me, che ha fatto Food Spring è un'ottima cosa, perché sinceramente anche economicamente a prendere due creme singolarmente, secondo me non conviene, conviene sempre prendere comunque il Tris. Però sinceramente tra tutte e due io preferisco il duo, anche perché c'ha quella marcia in più, perché c'è comunque la crema al latte, ecco. Che secondo me insieme si sposa molto bene. Quindi la mia classifica la posso fare finalmente, però. Allora, primo posto io, vabbè, caramello salato, vi ho fatto una testa così anche nel video, ma dovete provarla. Poi secondo posto cocco. Terzo posto io direi di metterci, sono un po' combattuta tra quella pistacchio e questa duo. Forse al terzo posto io inserisco la duo, quarto posto inserisco pistacchio e ultimo posto, ma non perché non sia buona, però nulla di che, nocciola. Quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!